Quando ero piccolo io, sai, c'era proprio il terrore, la paura di rivolgere la Sì. parola Sì, la all'insegnante. parola proprio, la parola proprio Adesso detta bene. non te lo puoi più permettere perché se tu hai questo atteggiamento, perdi La l'allievo e sala è vuota. perde. Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con me c'è Alberto Montesso, insegnante di danza e coreografo. Buongiorno Alberto, tutto bene? Buongiorno, sì, grazie, tutto bene. Tu come stai? Bene. Ottimo, tutto bene, tutto bene. Sono molto felice di averti qui con me oggi perché non ho mai innanzitutto chiacchierato sul canale con un insegnante di danza e quindi questa cosa mi rende molto felice perché so che potremo parlare di argomenti molto interessanti. E soprattutto io so, ho degli uccellini, uccellini chiamati Carola, Michele e altri, che mi hanno detto che hanno studiato personalmente con te e si sono sempre trovati benissimo. E quindi io voglio conoscerti, voglio sapere un po' di più, magari hai qualcosa da raccontare a tutti i giovani insegnanti di danza e anche ballerini, ovviamente. Quindi sono molto contenta. Allora, la prima cosa che Dimmi. mi piacerebbe chiederti è: qual è la differenza tra fare l'insegnante di danza e fare il ballerino professionista e soprattutto quanta differenza c'è appunto tra questi due lavori che personalmente ritengo siano diversi tra loro? Ok. Allora, innanzitutto, permettimi proprio ti rubo 10 secondi per ringraziarti Vai, per vai. questo invito, perché mi fa molto piacere. Grazie. Ti seguo da un po' di tempo e mi piace molto il modo, educato, gentile con il quale tu affronti il tema della danza e soprattutto il linguaggio semplice con il quale tu spieghi proprio quest'arte e che credo sia proprio arrivi a tutti quanti, sia giovani che più grandi che meno giovani. Quindi complimenti per questo e veramente ci tenevo a ringraziarti per avermi invitato. Hai fatto dei Grazie. nomi ai quali io sono particolarmente legato perché comunque abbiamo lavorato tanto insieme con Carola, con Michele, siamo stati benissimo, sono veramente molto affezionato. Poi, sai, nel corso della carriera di un insegnante, ci sono gli allievi che ti lasciano un po' il segno, no? Cioè, in un certo modo cresci con loro anche tu. Sì, di affezioni. Esatto, esattamente. E per quanto riguarda la domanda, invece, allora è una domanda molto difficile, nel senso che, sai, sono due lavori che sono molto simili, ma al momento stesso sono completamente diversi. Sai, come ballerino, tu hai proprio una consapevolezza, devi avere una padronanza del tuo corpo, una responsabilità e in certo qual modo, alla fine, quando poi vai in scena, quando tu studi tanto, quando tu prepari tantissimo un ruolo, quando vai in scena, hai quella sicurezza istintiva della tua persona che fa in modo che puoi pensare, ok, ce la posso fare, perché è un qualcosa che tu Certo. hai tra le tue mani e sai come gestire. Gestirlo. Esatto, esattamente. Mentre invece quando passi da quest'altra parte della stanza è molto più un punto interrogativo perché tu nel processo delle prove, durante la preparazione dello spettacolo, del ruolo, quando studi un determinato carattere, poi alla fine quando vai in scena, quando c'è il momento di rappresentarlo, c'è sempre quel punto interrogativo che ti dice, ok, ce la farà, cioè come reagirà? Perché no, è una Certo. cosa che va al di fuori della tua capacità, non Sì. sai come può reagire il ballerino, nonostante durante le prove sia andato tutto bene, ti ha dimostrato più volte Certo. che ce la può fare, però poi sai, è una cosa che ti lascia sempre con quell'ansietà che la senti qua nello stomaco Sì. e non sai, dici, però poi alla fine, quando andrà tutto bene, ti rilassi anche te. Però ecco, io Certo. credo che questa sia la differenza più grande tra l'essere un ballerino e l'essere un insegnante, assolutamente. Certo. Beh, anche perché comunque quando uno sale sul palco c'è la componente emotiva che gioca un ruolo fondamentale e a volte hai quegli allievi che dici farà un disastro perché pensi che siano timidi, che non riescano Giustissimo. veramente e salgono sul palco e dici,
il loro mondo, non te no, lo aspetteresti assolutamente. Mai. Poi sai, quando magari tu lavori più di una volta con la stessa persona, con lo stesso ballerino, allora inizia anche a esserci quel certo. Si crea quel rapporto di fiducia che dici ok, magari non so più o meno esattamente. Quando invece ti approcci per la prima volta con un'altra persona, ovviamente, come hai detto benissimo tu, non sai mai il risultato, la reazione che una persona può avere in scena, perché magari, che ne so, in prova ti ha fatto sputare sangue, diciamo, esatto. Però poi arriva in palcoscenico e tutto di un tratto, tutti i consigli, tutto quello sul quale avete lavorato, si è lavorato, si avvera, mentre invece sì. A volte succede anche l'esattamente l'opposto. Mm-mm. Esattamente, sì, a volte vero, uno arriva in scena e poi sai, dipende sempre da che tipo di ruolo uno interpreta, se magari si cala meglio o peggio in un determinato ruolo, quindi sai, è un po' un punto interrogativo quello dell'essere l'insegnante, di essere il coach. Perché sì, non sai mai, sai, finché dipende da te, anche perché sai, sbagliare capita a tutti quanti, è capitato a tutti quanti. Beh, di sbagliare ovvio. In palcoscenico, però sai, se sbagli tu in palcoscenico, in un certo qual modo hai quella consapevolezza e quella destrezza di dire, vabbè, posso camuffare in questa maniera. Mentre certo. Invece non sai di fronte al pericolo. Come farà l'allievo. Esatto, esattamente. Certo. Sì. Sì, 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 c'è cioè, chi si impalla e lo vedi e non va più avanti e lì è un problema, è vero. Sì. O chi ha invece la faccia proprio quella tosta da dire sì, ti fa un'altra cosa, nessuno guarda, si accorge, io, è vero. Io guarda, ti racconto questo piccolo aneddoto di quando mm-hmm. ballavo, che c'era un mio collega che stavamo facendo un pezzo di Nacho Duato, eravamo sei uomini. Ok. E praticamente c'era tutto un pezzo di insieme, era Corvo mm-hmm. Smuero. Facciamo questo pezzo di insieme e a un certo punto questa persona è andata completamente per conto suo. La tangente. Ha preso proprio la tangente dal lato nella direzione opposta. Alla fine dello spettacolo, quando ci hanno dato le note in palcoscenico, la nota è stata: vi siete resi conto che questa persona era l'unica giusta e voi eravate tutti fuori tempo? Noi ci siamo, no. Noi ci siamo guardati e ci siamo detti: no, veramente eravamo noi tutti a tempo e lui ha preso la tangenziale. Ma il modo come l'ha fatto, la convinzione, la sicurezza di come si è mosso in palcoscenico ha fatto sì che la gente pensasse che gli altri cinque fossero sbagliati e lui era l'unico giusto, quindi ma sai, pensa sì, pure ha sbagliato e la colpa è di sì, no, guarda, quel giorno è stato proprio esilerante perché tutti quanti ci siamo guardati e abbiamo detto ma come è possibile, cioè, nel senso pure. Non ci credo. Poi nonostante fossimo tutti noi convinti e sicuri che eravamo giusti, certo. Comunque ci è venuto il dubbio perché dice forse allora eravamo noi, ma no, assolutamente non era proprio così. Certo. Però sì, ci sono persone che hanno quel savoir-faire che nonostante l'intoppo, diciamo, riescono a reagire in un modo vanno. Che sì, esatto, vanno. Sì, sì. E un po' perché forse si sentono a casa loro sul palco, quindi qualsiasi cosa certo. accada la sanno gestire bene, hanno questa sicurezza certo. e quindi no, è bello. Sì, sì, e sì. È una dote anche questa, fondamentale. Sì, no, guarda, questo sono tutti ingredienti di un artista, cioè nel senso è bello esatto. avere un po' di tutto. E poi certo essere, tra virgolette, passami il termine specializzato in una cosa solamente, allora ok, però secondo me per essere un artista a 360 gradi hai Mm-mm. comunque bisogno per forza. Di qualsiasi ingrediente, assolutamente sì. Sì. Sì, 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 è vero. E qual è secondo te la sfida più grande per un insegnante di danza oggi, quindi ai nostri tempi? Aiuto, lo dico, mi farò odiare da tutti i giovani che guarderanno. No, ma è importante perché loro lo guardano, aprono le orecchie. Allora, guarda, io credo che il problema fondamentale è che, permettimi di allargare la problematica non soltanto a chi sì. insegna danza, io credo che oggigiorno, soprattutto con i ragazzi, gli adolescenti, diciamo nel range di età tra i mm-hmm. 12 ai 18-19, la sfida più grande per noi insegnanti, e parlo soltanto non di insegnanti di danza ma anche di insegnanti di scuola, credo sia far tenere la concentrazione dell'allievo o piuttosto che dello studente, perché okay. Ho notato veramente questo, che
che poi sinceramente credo che la mancanza principale è la mancanza di curiosità, ma proprio perché non voglio fare il boomer, anche se lo sono, però sai, no, però certo, purtroppo quando ero piccolo io, cioè la curiosità e la voglia di sapere ti imponeva di fare delle ricerche su vocabolario piuttosto che sull'enciclopedia, e soprattutto dopo che tu avevi fatto questa ricerca dovevi avere la predisposizione e la voglia di ricordartela, perché non ti era concesso dimenticare, perché se tu te lo dimenticavi dovevi aspettare il giorno dopo che tornavi a casa, riconsultare lo stesso dizionario piuttosto che l'enciclopedia per impararlo. Oggi invece in 0,23 secondi con Google si arriva a tutto, e soprattutto hai la facoltà, anche la fortuna di poter dimenticare, perché sai che tanto se te lo dimentichi lo ricerchi un'altra volta ed è lì, ce l'hai in tasca. E quindi quando un ragazzo si approccia allo studio della danza piuttosto che della materia teorica, tenere la concentrazione per tanto tempo e quindi stimolare la curiosità è in un certo modo anche andare a punzecchiare sulla sfida di ce la puoi fare. Quello credo che sia la sfida più grande di noi insegnanti oggigiorno. Poi può darsi che sono totalmente sbagliato, però nella mia esperienza ho notato questo, sinceramente. Questo, sì. Condivido perfettamente. Io ho notato anche tanta differenza tra prima della pandemia e dopo la pandemia, soprattutto nei bambini più piccoli, perché se prima con i piccoli sempre tu devi essere al top e devi cercare veramente di fargli fare tante cose diverse, perché i bambini si stancano abbastanza presto di natura, diciamo. Certo. Ecco. Adesso ancora di più, e appunto dopo questo periodo in cui non si sono mossi, sono rimasti in casa, proprio quelli che sono nati in quel periodo non hanno neanche la coordinazione, fanno veramente fatica a muovere il corpo, diventa ancora più difficile trovare stimoli e incuriosirli e continuare a cambiare appunto attività. E la stessa cosa ovviamente poi viene portata anche ai più grandi. Certo. Perché chiaramente più cresci poi ti porti, no? Tutte queste modalità con cui sei cresciuto, con cui hai imparato ad apprendere e così via. Quindi veramente poi la danza richiede un apprendimento molto rapido. Esatto. E quindi anche lì tanti non te lo ripetono. Certo, e soprattutto sai cosa? È che ovviamente quando tu studi danza hai un margine di miglioramento che non è immediato. Quindi oltre alla curiosità devi anche trasmettere quella voglia di attendere il miglioramento che arriva, e lo vedrai tra 6 mesi, cioè nel senso, se tu parti da una elasticità muscolare discreta, prima di arrivare ad un'elasticità più che sufficiente facendo tanto stretch, ce ne vuole assai. E quindi, capito, cioè il ragazzo dice: perché se io ho fatto la spaccata a casa, ti faccio proprio un esempio stupido, tutta la notte ieri, torno oggi a lezione e la gamba alla seconda è sempre a 90 gradi, non è neanche a 92, cioè quindi non ne vale la pena. Certo. E quello è anche un altro tipo di discorso che va affrontato, è vero. Ma che poi a volte io penso, siccome sono cresciuta in ambienti molto rigidi, ovviamente, no? Disciplina, accademia di danza, eccetera, per me questo è scontato, è normale che sia così. Però quando ho iniziato poi ad aprirmi ad altri stili, anche ad osservare altri ballerini, altri allievi, eccetera, mi sono detta: non è che magari questa rigidità con cui io sono cresciuta, che appunto mi ha portato ad essere disciplinata, sia magari forse troppo, bisogna un po' comprendere anche l'allievo, perché sai, quando uno fa l'insegnante deve anche farsi delle domande, no? Però poi mi sono detta: nella vita che cosa arriva subito? Niente. Nella vita, senza la pazienza, senza andare a scavare nel profondo, senza la curiosità, non vai da nessuna parte. Quindi sono ingredienti che alla fine tu metti nella tua vita se vuoi ottenere qualcosa nella vita, al di là dell'ambiente della danza, qualsiasi cosa. E quindi servono, per cui dico: no, effettivamente all'allievo serve questo, non si possono fare sconti. No, assolutamente. Il problema, però, un altro nostro problema, è che tu tutto quello che hai detto, che è giustissimo,
Uno però lo capisce quando poi diventa più grande, sì. Nella vita non è, tu devi essere scaltro a trasmetterglielo durante quegli anni che sono poi i più difficili, no? Cioè, sì. Gli anni dell'adolescenza sono quelli che ti procurano un sacco di dubbi, cioè tante incertezze, non sai cosa vuoi fare della tua vita, giustamente, perché vorresti fare tutto e subito, ma alla fine ti rendi conto che devi aspettare. Ed è questo anche un altro compito importante di noi insegnanti, che dobbiamo proprio cercare, anzi dobbiamo imporci di far capire agli allievi piuttosto che agli studenti il fatto che devono avere pazienza, cioè il crescere e il migliorare comunque comporta l'attesa, non puoi avere tutto e subito, anche perché magari, perché poi questa è una cosa che capirai quando ti verranno assegnati dei ruoli o delle parti in futuro, se poi farai questo mestiere, che tu dici magari al primo tentativo, alla prima prova, dici oddio, questo assolutamente non fa per me. Però poi con il tempo tu trovi anche la chiave per interpretare quel determinato ruolo e magari scopri che può diventare un tuo ruolo preferito, che magari il mese prima non avresti mai detto. Cioè, chiaro, certo. E questo certo è difficile, perché sai, non sempre hai davanti anche dei ragazzi che sono particolarmente predisposti a starti a sentire. Sotto quel punto di vista, capito? Perché magari hanno un mito che vogliono raggiungere o vogliono essere uguali a, e magari un giorno lo diventeranno anche. Certo. Però devono aspettare, cioè devono studiare, soprattutto. Soprattutto quello. È vero. E un'altra cosa che ho notato spesso è quando l'allievo non riesce a fare qualcosa, si abbatte particolarmente dal punto di vista morale. Io questa cosa qui l'ho sempre cercato di combattere, nel senso che non mi è mai piaciuto il fatto che un allievo, ma anche da allieva, vedere altri compagni non riuscire a fare qualcosa e sedersi, piangere, fare un cinema assoluto. Poi è chiaro che ognuno di noi reagisce in modo diverso, questo assolutamente. Però io spiego sempre, tutto il tempo che tu perdi a lamentarti, a piangerti addosso, è tempo che invece potresti mettere nel migliorare proprio quella cosa lì, no? Quindi avere anche questo atteggiamento positivo. Solo che riconosco veramente che non sia facile, perché soprattutto adesso noi abbiamo proprio modelli in cui quello che hanno raggiunto sembra che l'abbiano raggiunto subito, che sia tutto perfetto, subito, senza errori, senza la gavetta e senza tutte queste cose. Quindi è veramente difficile. Purtroppo viviamo anche, cioè, o meglio, diciamo che noi siamo ancora fortunati, cioè la mia generazione e quella subito dopo la mia, siamo un po' fortunati perché abbiamo vissuto e soprattutto ci ricordiamo il passaggio tra prima, durante e poi quello attuale. Certo. Mentre invece chi è del nuovo secolo conosce soltanto questa parte della società, nel senso che tu, non me ne vogliate, ti metti di fronte a uno schermo e puoi coinvolgere milioni di persone, milioni di persone ti seguiranno, ti copieranno e tutto quanto, e tu praticamente non hai fatto nulla, perché purtroppo, sai, non voglio sollevare temi chissà quanto profondi, però ci sono persone che usano il mondo social in una determinata maniera per appunto condividere informazioni, e invece ci sono persone che usano i social in maniera giusta per condividersi, più che altro, nel senso usato un termine giustissimo, per condividersi. E quindi questo, sai, sono degli stereotipi che si sono creati in questi anni, che, come hai detto giustamente tu, andare a scardinare, a far capire alle menti giovani senza esperienza, che sai, alla fine è sempre uno su mille che ce la fa, perché non è che tutti quanti si mettono davanti a uno schermo e senza molta fatica ottengono grandi cose. Certo. Cioè, per uno che ce la fa, ce ne sono 2 milioni che ancora stanno di fronte a farsi il video. Cioè, è questo. E sai, è un'altra cosa che ho imparato, perché comunque poi, ecco, la bellezza di fare il mio mestiere è proprio questa, che ogni giorno impari sempre qualcosina in più.
non è mai un mestiere monotono. Uguale, certo. È uguale, esattamente, anche proprio come tu ti rapporti con, con gli studenti, anche nella stessa classe, mm-hmm. perché se tu hai una classe di 10 persone, tu hai comunque 10 teste che pensano in 10 maniere, mm. maniere diverse, e tu ti devi approcciare a loro in 10 maniere diverse. Sì. Se vuoi ottenere il loro meglio, certo. Se invece vuoi essere basilare, allora ok, fai la tua lezione, chi ti segue, chi non ti segue chiaro. Sta seduto. Okay? Sì. Però una cosa che ho imparato è che stimolando la competizione, quella però positiva, quella buona, quella innocua in un certo qual mm-hmm. senso, e quando tu dicevi le persone che non riescono a fare delle cose, che si abbattono di qua e di là, magari se li vai a stimolare questi ragazzi dicendo guarda e cerca anche di imparare da come lo fa il tuo compagno, certo. non pensare che se tu non sei capace non c'è un modo di eseguirle certe mm-hmm. cose, assorbi da chi ti sta intorno, non copiare, perché copiare non saresti te stesso, però magari delle dritte, sai, un consiglio di un amico fa sempre piacere, è sempre utile. E così anche in una classe di danza, se io magari seguo l'indicazione dell'insegnante che mi dice di fare così, ma magari per me non è proprio funzionale, e magari rubo da un mio compagno un modo che per il mio corpo, per le mie proporzioni, per le mie doti mm-hmm. è più funzionale, perché no? Quindi certo. quella sana competizione in una sala di danza, secondo me, è necessaria. È anche un altro ingrediente che deve esserci, secondo me. Certo, poi, certo. Contenuta, non è che poi è un concorso. Sì, no, perché poi sfocia, chiaro, certo, nell'esagerazione. Sempre quello lì, esattamente. Certo. Ora ho una domanda un po' scottante, ovvero quanto è importante la danza classica secondo te? Allora, adesso tutti quanti penseranno che sto tirando l'acqua al mio mulino, ma invece guarda, non è così. Allora, guarda, è quello che cerco di dire anch'io sempre, però ma non, guarda, non io sempre vengo capita. Io in questi anni di insegnamento, chi ha studiato con me lo sa benissimo, che io faccio sempre il paragone tra la danza in generale mm-hmm. con la lingua italiana, nel senso, io intendo la danza come una forma di linguaggio, no? Certo. È una forma di linguaggio del corpo, però è comunque un linguaggio. Assolutamente. E come tutti i linguaggi, tu prima devi imparare la lingua mm-hmm. e poi puoi imparare lo slang, piuttosto che il dialetto, piuttosto che l'accento. Tutte le varianti possibili e immaginabili. Mm-hmm. Secondo me, la danza classica è la lingua italiana, ma nel senso, cioè non è che sto decretando che la danza classica è chissà che cosa. Per un esempio, certo. Esatto, esattamente. Cioè, nel senso, è come quando noi a scuola, prima di andare a studiare, che ne so, Montale, Quasimodo, D'Annunzio, mm-hmm. vai a studiare Dante, Petrarca e Boccaccio, cioè lo stesso identico coso. Esatto. Non credo che sia necessario dover essere per forza dei ballerini classici, che è diverso da studiare la danza classica. Esatto. Però comunque sono convinto, ma anche perché me l'hanno dimostrato le persone che... Esatto, sul campo. Sul campo. Quando tu hai una base di danza classica, hai una consapevolezza del corpo, della coordinazione, mm-hmm. che anche se sono innate e naturali, la danza classica ti aiuta a svilupparle in maniera più approfondita. Assolutamente. E con questo dico anche che tu nella vita non puoi fare soltanto danza classica, ma ti devi ovviamente per forza contaminare e approcciarti ad altri stili, che possono essere moderno, contemporaneo, contaminato, hip hop. Cioè, devi avere tutti gli ingredienti. Però di base credo che la danza classica sia fondamentale per iniziare lo studio di tutto il resto. Poi ti ripeto, assolutamente. Quando dico questa cosa non pretendo che tutti coloro che vogliano fare altri stili di danza diversi dalla danza classica comunque debbano avere i requisiti fisici
e le doti richieste per la danza classica. No, non è così. Però comunque la coordinazione di un port de bras o la coordinazione di un salto o la coordinazione di un giro, la danza classica metodologicamente te lo spiega, perché c'è una metodologia alla base, capisci? È chiaro. Mentre invece antica, nel senso, esatto, come dicevamo prima, Dante Petrarca, la danza classica è uguale, è codificata, Luigi XIV, esatto, è Blasi, Snover, esatto, tutti quelli che sono esattamente, venuti, esattamente, cioè è codificato, è sperimentato, è comprovato che funziona, cioè nel senso l'elasticità di un plié, comunque tu lo studi, ma lo studi perché perché poi ha un senso che se lo vai a applicare sul tuo fisico risulta giusto. Mentre invece se tu non la fai, anche proprio come struttura di lezione, no? Cioè tu alla lezione di danza classica è un crescere ogni giorno, non indipendentemente dagli anni. Ti faccio proprio un esempio, ti butto lì un nome a caso. Roberto Bolle ogni mattina quando entra nella sala di danza, lui comincia da due mani alla sbarra col battimento cardiaco. Cioè, come e tutti. Quindi, capito? Esatto. Certo. Quindi comunque sempre metodologicamente parlando è sempre la stessa cosa, e quello ti dà più consapevolezza del tuo corpo. Gli altri stili sono, per carità, sono bellissimi, non c'è un'avversione contro gli altri stili, però credo che manchino di questa cosa. Quindi secondo me è fondamentale proprio anche per una cultura personale, cioè non ma come per un, io penso che anche per un musicista che suona, ma anche un DJ, per dirti, non puoi non conoscere un Bach piuttosto che un Beethoven, capisci? Cioè inconcepibile. Ti manca quindi un pezzo di storia. Esattamente. Cioè, sì. Poi se pensiamo anche ai grandi, non lo so, Martha Graham piuttosto che Balanchine, piuttosto che qualsiasi altro grande coreografo e poi anche innovatore della danza, perché alla fine è questo, sono partiti anche loro dalle basi e quelle basi li hanno fatti poi evolvere, perché tutto è un'evoluzione, una decostruzione, sì, però di qualcosa. Se tu quel qualcosa non lo conosci è un po' difficile decostruirlo o modificarlo, perché non lo conosci. Ma certo, assolutamente, cioè come dicevamo prima del linguaggio della letteratura italiana, cioè tu dal dolce al stil novo poi si sono sviluppati tutti gli altri stili, però parti sempre da lì, no? Cioè se tu leggi la Divina Commedia, malgrado sia scritta in un italiano duecentesco bizzarro, se noi lo guardiamo adesso esattamente, ti fa sorridere, però la capisci, certo, cioè non è che proprio dici oddio, cioè per carità ci saranno che cosa c'è scritto, sì, ci sono magari dei termini che non sei proprio sicuro, però comunque ti stuzzica, ti risuona esattamente, ti riporta al significato, ed è la stessa cosa, cioè una pirouette è una pirouette che poi tu la faccia modificata, è vero, e comunque, è vero. No, che poi e comunque anche se tu fai una pirouette in una lezione di hip hop, fondamentalmente te la spiegano come te la spiegano una lezione di danza classica, cioè è non per c'è forza nessuna differenza. Ecco perché ti dico è fondamentale, cioè non è che tu a danza classica te la spiegano in un modo e poi vai alla lezione di hip hop e ti dicono totalmente l'opposto, un'altra cosa, no, sempre da lì vanno a pescare, certo, quindi tanto vale studiarla, cioè fai meno fatica, giusto, poi, no? Cioè, è vero, ti danno un po' una cassetta degli attrezzi e poi tu scegli quali attrezzi utilizzare nei vari stili in cui vai. E adesso mi viene in mente questa cosa, si parla tantissimo di versatilità. Sì. Ed è ovviamente fondamentale. Quanto credi che un ballerino possa padroneggiare bene più stili? Cioè nel senso, fino, tra virgolette, al di là poi del talento del ballerino, perché poi ci sono ballerini particolarmente versatili e altri magari meno. Però secondo te, proprio per quanto riguarda la cura e il tempo necessario per studiare bene ogni stile, quanti stili indicativamente un ballerino può riuscire a padroneggiare bene? Guarda, io credo che sia una questione, una predisposizione, nel senso,
Anche, ci sono anche degli attori, no? Ti posso fare questo paragone tranquillamente. Ci sono degli attori che hanno fatto per tutta la vita i comici e non li vedrai mai in Fare altro. situazioni. Sì, non li vedrai mai in una situazione di dramma piuttosto che di giallo. Tragica, Esatto, sì. esattamente. Ma questo non fa di loro dei cattivi attori. Mentre invece ci sono degli attori o delle attrici che si cimentano in parti diverse, drammatiche piuttosto che allegre, piuttosto che comiche e intriganti, e comunque riescono. Quindi secondo me è proprio una predisposizione dell'artista, in questo caso del ballerino, a Abbracciare più interpretare, stili. abbracciare sì, più stili. Credo che sia proprio una cosa naturale. E altri magari si scoprono, il discorso che facevamo prima con la pazienza e lo studio, si riscoprono anche in altri ruoli, e altri ci sono nel caso specifico dei ballerini, e ti posso prendere tranquillamente il mio caso, cioè io sono alto 1,72, non sono mai stato un dancer noble, sono sempre stato un demi-caractère praticamente, tutti i ruoli che ho interpretato io, proprio il ruolo, se vogliamo, più principesco, passami il termine che è sbagliatissimo, che ho interpretato nella mia carriera è stato Romeo. Ma io ero consapevole del fatto che non sarei mai potuto essere un Siegfried piuttosto che un principe di Terra Certo, Addormentata, ma perché proprio certo. fisicamente parlando, magari la variazione la facevo pure, per carità, Ma cioè certo, la anche variazione tecnicamente perfetta, sì, certo, assolutamente. però non ero Non incarnavi quell'interprete, quel quell'idea lì, ruolo, esatto, certo. esattamente. Purtroppo se madre natura con me è stata un po' così, del resto anzi è stata anche molto generosa perché sono il più alto della famiglia, per cui Vedi? No, ma quindi. comunque sai, certo, ognuno poi deve trovare proprio, riscoprire appunto se stesso e trovare la sua dimensione, sapendo che ovviamente non tutti possono fare tutto, ma è giusto Esattamente. così. Dall'altra parte, però, non è neanche giusto sedersi sulle No, proprie ovviamente, doti, diciamo, ovviamente. nel senso, sì, Certo. mettiti alla prova, è vero, non sarai mai, e ti dico questo è successo proprio a me in prima persona, non ho mai fatto un lago dei cigni nel ruolo di Siegfried, però mi piaceva, tra virgolette, anche no, sognare. Perché Eh fa sì, parte proprio della tua crescita artistica se ti cimenti in assolutamente. cose che non sono nelle tue note, diciamo, Corde, o nelle tue corde, comunque sì, o esatto. comunque che magari non interpreterai mai, ma ti servono assolutamente. No, no, questo è Esatto, verissimo, questo è verissimo. esatto, E, quali sono secondo te le tre caratteristiche più importanti di un insegnante di danza? Tre cose che l'insegnante di danza deve avere. La pazienza. Ecco, scritta caratteri cubitali. No, allora, tre cose. Allora, sicuramente sì, la pazienza e anche la generosità e soprattutto oggigiorno devi anche un po' avere un grossissimo spirito di adattamento, nel senso, io ti faccio un esempio, torno sempre sul personale, no? Io studiavo Certo, all'Accademia certo. Nazionale di Danza di Roma, dove avevo delle insegnanti molto rigide, la disciplina era fondamentale, avevo Ferrea. ferrea, sì, avevamo il nostro maestro Zarco Prebil che non te ne faceva passare una, cioè dovevi per forza a lezione. Era anche vietato respirare, forse, perché se respiravi una Sì. volta in più avevi già sbagliato. Ci credo. Però stiamo parlando degli anni 90. Chiaro. Oggigiorno non puoi, cioè io con i miei studenti o i miei allievi non posso più approcciarmi nella stessa maniera Certo. che i miei insegnanti si approcciavano a me. Assolutamente. Ed ecco perché, cioè, e sono sicuro che adesso siamo nel 2024 e faccio questo ragionamento e ho un rapporto con le persone che studiano con me in un certo modo. Sono sicuro che mi auguro, se continuo a fare questo mestiere da qui a 10 anni, tra 10 anni io non potrò essere quello che sono Essere oggi. uguale, Mi dovrò per certo. forza modificare. Quindi quando parlo di spirito d'adattamento,
è proprio questo. Quello è bellissimo, eh? Cioè, ti questo devi... è bellissimo. Perché comunque tu davanti hai delle persone che innanzitutto hanno una capacità di confronto e di paragone, hanno la, hanno la possibilità di paragonarsi, di confrontarsi molto più facile rispetto a quella che avevo quando ero piccolo, perché ti ripeto, io i balletti all'epoca mia li vedevo soltanto sul VHS. Eh sì, solo che se non c'avevi il DVD erano tante, ma anch'io comunque, nel senso... Beh, ma tu sei molto più giovane di me, però. Sì, sì, io sono nata alla fine degli anni 90, però effettivamente comunque noi non avevamo la possibilità di vederlo al di là o a teatro oppure nei DVD, però sai... Esatto. E soprattutto, certo, e soprattutto sai, io non credo che sia proprio che ci possiamo permettere, soprattutto nel mondo della danza, di dire si fa così, perché si è inventato di tutto nella danza e ognuno ha il suo modo di eseguire determinate cose. Quindi tu, come dicevamo all'inizio, devi trovare la chiave, la password, per parlare in termini moderni, per far sì che i tuoi studenti, i tuoi allievi arrivino a fare quella cosa lì anche nel loro modo, che comunque non significa che sia sbagliato, comunque la fanno. Chiaro. Cioè, e con questo non intendo dire che il fine giustifica i mezzi, assolutamente, però mentre comunque quando ero piccolo io, sai, c'era proprio il terrore, la paura di rivolgere la parola all'insegnante. Sì, sì, la parola proprio, Adesso non te lo puoi più permettere, perché se tu hai questo atteggiamento, perdi l'allievo. La sala è vuota e soprattutto sai cosa? Hai forse fatto perdere un talento. Mm-hmm. E questo magari, cioè, non ne vale la pena, tanto vale provarci, no? Con delle persone. Sì. Perché non è detto che il tuo atteggiamento da maestro severo, cattivo e proprio irraggiungibile è il modo giusto oggigiorno per coltivare un talento. Poi sai, adesso i ragazzi hanno proprio a livello anche caratteriale, sono molto più fragili rispetto a quando eravamo a quando ero piccolo io. Sì. Quindi per svariati motivi. Quindi sai, se tu ti approcci in questa maniera, veramente rischi di aver soffocato un possibile primo ballerino, piuttosto che una prima ballerina o un étoile o semplicemente un ottimo corpo di ballo. Cioè, fai anziché coltivarla quella passione, la distruggi, esattamente. E quindi quando dico devi avere un grosso spirito di adattamento, significa proprio questo, perché tu entri in sala e cresci con loro, cioè devi essere generoso, perché devi voler donare tutto quello che sai a chi ti sta di fronte, cioè non devi essere restio nel suggerire anche gli escamotage. Sì, insegni la tecnica, sì, insegni la metodologia, però se vedi il momento di difficoltà devi anche essere capace di accompagnarli, esattamente. Sì. E quindi questo è difficile. È molto bello quello che dici, perché comunque denota una persona che si mette in gioco, e questo non è assolutamente comune, soprattutto nel mondo della danza, perché io lo dico sempre, il mondo della danza è un mondo di pazzi, è un mondo strano, e quindi è difficile, no? E quello che mi piacerebbe appunto chiederti in merito proprio a questo è come hai trovato tu il giusto punto tra la severità, la disciplina, che probabilmente ti contraddistingue perché tu hai vissuto in prima persona, perché hai studiato così, cioè ti è stato insegnato, e l'empatia, il fatto di tenere in considerazione gli aspetti psicologici, perché questa è una domanda che mi ha accompagnato, devo dire, per tutta la mia formazione come insegnante di danza, incontrando altre giovani insegnanti di danza che si stavano formando. Tante di loro dicevano: no, io non voglio far vivere ai miei allievi gli incubi che ho vissuto io, e per il peso e per tante cose diverse, e quindi non farò mai quello che mi è stato fatto, ok? E lì però poi rischi di andare su un atteggiamento che è
super iper permissivo, in cui sei troppo buono, in cui la disciplina non esiste e non raggiungi gli obiettivi, no? Quindi come hai trovato questo equilibrio? Ma che allora, è guarda, fondamentalmente, me? Sai, io credo che non l'ho trovato io in prima persona, ma lo abbiano trovato i miei allievi. Ok. Nel senso, loro sanno che possono tranquilli, cioè torno a dire, mi possono parlare anche dei problemi che hanno anche certo. al di fuori della sala di danza, cioè non c'è nessunissimo problema. Ho un po' più di esperienza rispetto di a loro. Quindi chiaro. Se posso, li posso anche consigliare in determinati modi, in tantissimi altri modi. Certo. Però c'è anche un momento in cui tu devi mettere la famosa linea di confine esatto. che fa capire loro, ok, da questo momento in poi comunque io sono l'allievo e lui è il mio insegnante. L'insegnante. E quello certo. penso che sia una cosa che stabilisci anche proprio nel dialogo. Sì, vivendola. Cioè, sì, esatto. È un po', tra virgolette, e non voglio proprio farlo, cioè è una citazione, non è assolutamente un paragone. È un po' quel rapporto che molti genitori hanno con i propri figli dove diventano amici, no? Quando è che finisce il rapporto tra amici e comincia a fare male? Esatto, esattamente. Sì. Lì è una cosa che si capisce in due. E nel certo. momento in cui tu, ovviamente che sei più grande, che sei la figura, devi stare attento a non invadere troppo il territorio dell'altra persona. L'altra persona, ovviamente, vuoi perché magari è un po' più furba, vuoi perché magari è più inesperta o tutto quanto, a volte può capitare che fa lo step oltre il confine. Certo. E tu passi probabilmente a posto, cioè nel senso... Certo. Lo addestri, no? Come dico sempre io ai miei certo. studenti, io li prendo sempre in giro perché gli dico che prima li ho domati e poi li devo addestrare. È vero, è vero. Ovviamente è sempre su una cosa scherzosa, però sì, cioè, certo. Sai, poi dipende sempre chi hai davanti e credo che il modo come ti comporti con una persona poi si riflette anche sulle altre, perché se tu magari sei più tenero con una persona, l'altra persona che ti guarda allora automaticamente può prendere l'edificio sì, mancarti chiaro. Di rispetto, non voglio usare approfittarsi, questo tra virgolette, esattamente, sì. Esattamente, certo. esattamente, questo sì. Certo, assolutamente. Bene, ti ringrazio moltissimo perché ci hai illuminato su tanti aspetti della danza, dell'insegnamento, e anche io ho preso appunti, perché ovviamente è sempre bello confrontarsi e scoprire cose nuove, e sono certa che tutti coloro che ci hanno ascoltato ne trarranno beneficio, quindi chiedo a tutti, mi raccomando, se questa intervista vi è piaciuta, di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e soprattutto aspettare la seconda parte dell'intervista. Grazie mille, maestro. Grazie mille, grazie a te. A presto.